va? Come state? Ah, mi vedete di nuovo alla guida. Chissà dove starò andando questa volta. Sì. Devo dire che ultimamente posso sembrare un po' monotona, ma sto tornando in Francia, sto tornando a Cap, come ce l'avamo già detti anche nei nostri appuntamenti. E niente, posso dire che sono sfortunata? Sì, dai, lo dico, perché io ho sempre visto foto in questi giorni di sole, del tempo. Naturalmente decido di partire io e che succede? Succede che fa brutto. Quindi in mezzo alla pioggerellina fine, che adesso sta anche un pochettino scemando, succede che mi trovo la neve. Cioè, io dico, siamo a praticamente quasi a maggio, a fine aprile, ok? Non è nevicato tutto l'inverno e deve nevicare adesso che io devo partire e andare al mare, sperando di trovare il sole e di prendere la prima abbronzatura. Vabbè, l'unica cosa, almeno da questo punto di vista, diciamo così, positivo, è che il Colle dell'Agnello, che conoscete, che vi ho fatto già conoscere, anzi il Colle della Maddalena, scusate, che vi ho fatto già conoscere altre volte, è aperto, ok? Quindi almeno questo facciamo la vittoria. Tra poco vi racconto un'altra cosa. Intanto fatemi guardare la strada, che poi altrimenti sbaglio e non ci arrivo neanche al mare. Per la mia gioia vi dico anche che odio andare in montagna, perché ci sono tutti i tornanti. Però vabbè, se guido non patisco. Tra l'altro intanto siamo a Bersezio, così vi tengo aggiornati sul percorso. E dicevo, e stavo leggendo che sono appena al sesto tornante, e se non ricordo male ce ne sono 26, qualcosa del genere. Sarà eterno questo viaggio per arrivare fino su in cima, e poi tutti quelli a scendere. Vabbè, però dalla parte francese è un po' più larga, se non ricordo male. Ok, dai, diciamo che mi serve per non patire, questo è l'importante. Nel frattempo ho già fatto una piccola colazione, anzi doppia, in realtà sono... non ditelo, perché la mia dietologa se no si arrabbia, ma questa mattina ho fatto la colazione presto 6:30, no, un po' dopo, con il latte e i cereali, e poi a metà strada poco fa, perché c'era un po' di languorino, allora un pezzettino di focaccina presa in montagna, quella ripiena col prosciutto e il formaggio, così per dare una botta e via, per patire meno ancora i tornanti. E adesso sapete che faccio? Mi prendo anche un po' di caffè. Sì, ci sta, ci vuole. Abbiamo fatto il settimo tornante. No, l'ottavo. E ho letto che ce ne sono ancora almeno 10, no, di più, però c'era scritto ancora 10 tornanti, e poi secondo me ce ne sono altrettanti, no, altrettanti no, per arrivare in cima. Ma come diceva Fantozzi, ce la facciamo, siamo al nono, prima o poi arriveremo in cima, non facciamo la pedalata di Fantozzi, ma per me è comunque una cagata pazzesca! Tra l'altro, lasciate la pioggerellina e sta nevischiando, ma io nel baule non ho gli sci, magari se prendevo gli sci forse facevo veramente un affarone. Anche se non sociale, vabbè, ma quello è un dettaglio. No, io dietro c'ho il costume da bagno. Ecco, non posso neanche prendere il costume, il sole qua sulla neve, che dicono faccia abbronzare molto. No, che dicono che fa abbronzare molto. Mi sembra strano. Mi sembra veramente di non stare andando al mare, ma di andare a sciare. E invece no, anche questa è una cosa alternativa, diversa.
questi cambiamenti che ci scombussolano. Però non so se riuscite a vedere, ma ogni tanto si vede qualche fiocchetto di neve che scende, che scende. Beh, dai, un bel viaggio. Diciannovesimo tornante, forse, oltre alla neve, lassù in cielo c'è anche un po' di sole, forse, sì, lo vedete lì davanti, il sole c'è, non vi racconto mica cucche io. Allora, mi sono, diciamo, come si dice, meritata il caffè. Allora, i tornanti erano 19 in realtà, ma qui proprio tra il confine tra Italia e Francia sorseggio un buon caffè e naturalmente vi auguro una buona giornata, ma il nostro viaggio prosegue che ho ancora tanto da raccontarvi. Un chilometro e siamo in Francia. Ve lo ricordate questo lago? Ve l'ho fatto vedere un po' di volte, che è ancora semi-ghiacciato tra l'altro. Eh sì, è ancora proprio bello, da una parte non è più ghiacciata, mentre quella centrale, non so se riuscite a vedere, è ancora bella ghiacciata. Siamo in Francia, mi riprendo il caffè perché non sapevo se ci fossero stati i gendarmi, non andava tanto bene, insomma fermarmi qua in Francia sul confine non era il massimo. Buonissima, guardate qua il cartello, siamo effettivamente in Francia, dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza. Spero di vedere anche le mie amiche marmotte culone, perché io le chiamo così perché di solito qua ne trovo sempre tante, ma mi sa che non le troverò. Però vedete che il paesaggio è già cambiato, è incredibilmente strano, la neve quasi non c'è neanche più e anzi se potete vedere anche il cielo è veramente quasi un cielo da così nuvole un po' coperte, ma niente di che, e meno male, quindi vuol dire che insomma probabilmente troverò anche il sole. Mi sono dimenticata solo di dirvi, volevo farvi vedere l'altezza. Vabbè, adesso stiamo scendendo, siamo a 1895 metri e niente, era anche per farvi vedere che alla fine da una parte all'altra, nonostante fossimo alla stessa altezza, quanto cambia e come cambia anche l'ambiente, in questo caso la neve. Come vedete, di qua praticamente non ce n'è, non ce n'è. E allora io aspetto di vedere magari qualche animale in più. Un navigatore fino qui, però mi serviva perché ho sbagliato. Vabbè, allora provo a fare la strada alternativa, forse qui entro proprio all'interno di Barcellonnette, che non ci sono mai entrata. Vediamo un po'. Sì. Ma che bellino! Caspita! Non ci sono mai venuto, ma è proprio carino! Sì? Perché andiamo, mo? Lì non si può? Che giro che facciamo! Questa è una meridiana, una scuola! Sicura? Sì, una scuola! Che bel giro che abbiamo fatto!
la claustra. La claustra, questa è la chiesa. Andiamo di qua. Tutto dissestato. Vedete anche le casettine, che belle. Bello, bello, mi piace, sono contenta. Adesso... No, ho sbagliato di nuovo, vabbè, torno dritto, fa lo stesso. Devo girare a destra. Vabbè, vado dritto perché mi piace, volevo farvi vedere la piazza. È per questo che vado dritto. Guardate che carino, no, davvero, dai. Ah, questo è il comune, a Feldeville, che ha ancora le luci di Natale. Bella, la giostrina, bella, quella giostrina con i cavalli. Bella, ottimo, bel giro, mi piace. Mi sono persa ma mi piace. Adesso però non torno indietro, perché se no ritorno a casa e forse è meglio che vado a destra. Direi di sì. Ah, ma guarda, ho scoperto anche dove sono arrivata. Bene, bene. I pompieri! Ho sbadiglio. Signora, ma dove mette la freccia? Ah, ogni volta che passo di qua mi dico, devo tornare al Lidl a fare la spesa, perché sono venuta qua dentro la prima volta che siamo venuti a Cap con la famiglia, ed era quando praticamente iniziava il lockdown in Italia. La seconda volta praticamente era a settembre, iniziavano anche le scuole e quindi abbiamo saputo che non potevamo uscire perché dovevamo fare praticamente la quarantena rientrando dalla Francia, e allora ci siamo fatti la spesa qui in Francia per tornare a casa col baule pieno di roba, non potendo uscire per 10 giorni, con la gioia delle mie figlie che dovevano iniziare scuola e hanno dovuto saltare già la prima settimana proprio perché dovevano fare la quarantena. Quindi insomma hanno inveito contro di me, contro di noi, e poi vabbè, hanno accettato per forza, volente o nolente, quella che era lo stare a casa. Mi piacerebbe portarvi a Salon de Provence, però insomma dipende anche che ora ci arrivo, perché ho degli orari da rispettare, devo essere per le 17 assolutamente a Cap, e quindi essendo già partita 2 ore di ritardo, con ben 2 ore di ritardo, non so a che punto sarò. Se ho un po' di tempo magari esco, vado a Salon de Provence e vi porto a visitarlo, anche perché Salon de Provence è un luogo importante perché ricorda Nostradamus. Lavori, lavori, tanti lavori. Non mi stavo addormentando, mi stavo solo riposando. Signori, buon lavoro! Voilà. Ciao,
come state? Tutto bene? Ho fatto il cambio di postazione, sì, come vedete, insomma, non sono più pilota ma navigatrice. Una navigatrice che però lascia un po' il tempo che trova, come si dice, perché ho sbagliato uscita e neanche questa volta, mannaggia, non riesco a portarvi a Salon de Provence, quindi a vedere la casa di Nostradamus, ma ce la farò, è promesso, ce la farò, tanto viaggio qui, vengo sovente, quindi insomma ce la posso fare in una delle prossime tappe. Va bene, intanto non mi resta che darvi appuntamento come sempre nei nostri consueti giorni del martedì mattina, ma vi auguro sicuramente un buon viaggio e poi troverò il modo di lanciare quello che sarà il tema per martedì prossimo. Spero su una spiaggia, spero con tanto sole, non lo so se in costume perché magari c'è un po' d'aria, ma magari qualcosa riusciremo a scoprire. Ciao, buon viaggio, ciao.